E allora passiamo adesso dal comando per le operazioni in rete a Gerardo Costabile, presidente ISFA e CEO Deep Cyber. Adesso iniziamo a capire quali sono le necessità del CISO, in particolare del CISO artificiale, il futuro della professione, come sarà? Grazie, grazie direttore. Diciamo, dopo l'ammiraglio io sfrutterò l'onda, come dire, della qualità per oltre il secondo giorno, il pomeriggio è complicato, so che siete veramente i più resistenti, diciamo così, del parterre e quindi diciamo, voglio essere un pochettino più leggero, ma anche da un certo punto di vista affrontare insieme delle cose di cui forse si dovrebbe iniziare a parlare, ma è bene che cominciamo anche a fare un po' il punto tra di noi. Allora, oggi si parla moltissimo di intelligenza artificiale, sono 2 giorni che ne parliamo, forse un po' troppo. Devo dire che sento spesso tante definizioni, quindi io non vi darò una definizione, mi rimetterò a quelle degli altri. Pensate che già nel 2007 si registravano 53 definizioni di intelligenza, chiamiamola analogica, e 18 definizioni di intelligenza artificiale. Piano piano ci si sta capendo, forse, secondo me si sta utilizzando la parola intelligenza artificiale come un sinonimo di informatica, più che in realtà per come era nato l'intelligenza artificiale. Su questo poi avremo modo di confrontarci, ma al di là della parola, sicuramente large language model, diciamo quello che sono dei vari ChatGPT e dintorni, sta un po' cambiando il paradigma perché sta arrivando un po' a tutti. Volevo riprendere però una definizione o comunque uno spunto filosofico del professor Floridi, che tra l'altro è stato citato anche ieri, non puntualmente questo, ma come uno dei grandi sull'argomento. Cosa dice lui? L'amicizia, l'intelligenza artificiale e molte altre cose, come la pornografia, in realtà non sono definibili, ma quando le incontriamo le riconosciamo. Ecco, e quindi diciamo qui c'è una non definizione, diciamo così, di intelligenza artificiale. E perché il tutto è una somma di discipline e di più discipline, quindi c'è qualcosa di multidisciplinare. Guarda caso, questa multidisciplinarità è la stessa che poi vive il CISO, che vive la cyber security. Ma come stiamo noi a livello emozionale affrontando, prima di parlare di CISO, come professionisti in generale, l'intelligenza artificiale? Ci sono persone, e qui ognuno di voi si potrebbe riconoscere, ci sono persone ottimiste che ammirano, che vedono quasi un sogno in questa nuova era diciamo tecnologica. C'è chi invece ha più paura, chi ha preoccupazione, chi pensa che ha paura che il futuro porterà meno posti di lavoro, e probabilmente l'intervento mio vuole anche andare in quella direzione, ma un domani questi CISO rimarranno senza lavoro? Perché ci sarà un ChatGPT che farà il CISO al posto nostro? Ecco, questo poi qualche cosina vi farò vedere. Altri sono più scettici, sono diffidenti, sono persone comunque che spesso le sentiamo dire non potrà mai sostituire l'uomo. Quante volte sentiamo l'uomo non potrà mai essere sostituito? Su questo, sinceramente, almeno personalmente, ho qualche dubbio. Il tema vero è qual è il ruolo delle persone rispetto alla tecnologia, ma questo non vale oggi. Valeva anche prima. Altri invece guardano le cose con curiosità e fascino, cioè alla fine le vedono, non si fanno tanto, diciamo, influenzare, però le guardano con una curiosità, diciamo così, interessati. Altri ancora invece sono indifferenti o comunque, diciamo, c'è un'inevitabile crescita tecnologica che ci porterà sicuramente delle novità positive o negative, ma non possiamo fare molto per fare qualcosa per cambiare le regole, dobbiamo un po', tra virgolette, subire. Altri invece addirittura vivono di empatia, di personificazione. Questo riguarda molto tutto lo scenario dell'intelligenza artificiale che va verso la direzione dei social robot, cioè di qualcosa che ci dà una caratteristica empatica. Vi ricorderete sicuramente qualche anno fa l'app Replica, che serve ad avere la fidanzata virtuale, che già, voglio dire, è complicato nelle relazioni, chiamiamole analogiche, poi averla anche virtuale e avere una fidanzata virtuale, sinceramente, è complesso. Ultimo della lista è chi invece è un po' ostile, diciamo, rispetto a questi cambiamenti. Però, visto che siamo in un contesto tra professionisti, vi voglio far fare un salto indietro di quasi 2 milioni di anni.
e dove ovviamente la tecnologia non c'era. Perché? Perché noi dobbiamo sempre guardare la storia per guardare quello che avviene oggi e questi cambiamenti che per certi versi si innestano in un processo evolutivo dell'uomo. Quasi 2 milioni di anni fa noi riusciamo a controllare il fuoco. Che cosa cambia in quel periodo? In quel periodo cambia qualcosa di importante. Noi riusciamo, controllando il fuoco, riusciamo a cuocere del cibo e quindi cambiamo addirittura il nostro corpo. Il nostro corpo da 2 milioni di anni fa ad oggi è cambiato perché noi prima passavamo il 50% del nostro tempo a cercare il cibo e a digerirlo perché era crudo. Con il fuoco è cambiato proprio la nostra fisionomia. Siamo cambiati. E questo ovviamente sta accapitando in tutte le grandi scoperte che ci sono state nel tempo. Abbiamo altri cambiamenti forti nel 3300 avanti Cristo, i Sumeri inventano la scrittura, con la scrittura cambia ancora altro in quello che facciamo. Tra l'altro, per curiosità, non so se voi sapete qual è stata la prima scrittura, riguardava le tasse. In realtà riguardava la rappresentazione delle tasse, quindi le tasse con le tasse si è inventata la scrittura. Questa me la lascio come battuta, diciamo così, come riflessione. La nascita dei computer, internet sia la parte di ARPANET degli anni 60 che l'internet, chiamiamolo il www, quello che noi viviamo oggi, che io lo vedo questo discorso di ARPANET e www un pochettino come l'intelligenza artificiale che usavamo prima di ChatGPT, che lo usavamo da anni ovviamente, è quella invece che sta diventando una cosa, diciamo, comune come l'internet per le persone tradizionali. E da qui arriviamo all'intelligenza artificiale, che secondo qualche autore sarà la nostra ultima invenzione. Io spero di no, però diciamo secondo qualcuno dice siamo arrivati alla fine perché qui moriremo. Ma allora cerchiamo di studiare un attimo il CISO per capire se questo CISO potrà essere sostituito o meno dall'intelligenza artificiale. Ovviamente il CISO è un uomo, siamo degli uomini, abbiamo un hardware e un software, abbiamo un DNA di circa un giga, abbiamo un gigabyte di DNA, secondo gli studi. Non è tantissimo tutto sommato, cioè alla fine un giga, abbastanza poco. Abbiamo come assimilazione di cervello, abbiamo 300 e 2500 terabyte, che voglio dire, anche qui non sono cose complicatissime, possiamo facilmente sostituirlo a livello di, diciamo, di spazio, disco, diciamo così. Come consumo, quanto consuma il cervello di un CISO? Il cervello di un CISO consuma tra i 15 e i 35 watt, meno di un computer, di un tablet, cioè veramente consuma poco. Quindi tutto poi forse qualcuno gli consuma di più, di meno, ecco, non vorrei qualcuno si offendesse, però diciamo il mio più o meno sta lì, in mezzo a questa forchetta. Altra questione è che l'hardware non è cambiabile, è lo stesso degli ultimi centinaia di migliaia di anni, non è che è cambiato tantissimo, e ha 86.000 miliardi di neuroni, è quello, non possiamo cambiarlo tantissimo. L'altro aspetto, questo l'ho aggiunto perché l'ho aggiunto ieri sera, perché me lo dice mia moglie, quindi riguarda principalmente me, non vi offendete, il CISO ha spesso un carattere spigoloso e antipatico. Dice che io sono antipatico by default e by design, come la security. Quindi, però diciamo, poi io ho detto pure, lei lo sa che sono migliorato negli anni, infatti come vedete sorrido anche, diciamo non sono solo antipatico. Quindi questo è da dove partiamo a livello di hardware e software. Nonostante però tutto sommato il CISO consumi pochi watt, perché abbiamo visto che consuma tra i 15 e i 35 watt, già esiste il CISO virtuale. Ve ne faccio vedere alcuni. Questo è cisobot.ai. Come si pubblicizza? Dice, guarda, il CISO è come trovare un unicorno, è introvabile. Quindi usa il mio motore di intelligenza artificiale che sostituisce un CISO. Esiste Virtual CISO Chatbot, esiste CISO AI, esiste Virtual CISO, esiste Cybersecurità del CISO, questo è in spagnolo addirittura, anche, gli altri funzionano anche in italiano ovviamente. CISO GBT, CISO Assistant, ce ne sono di tutti, ce n'erano altri, mi sono fermato a un certo punto, ma pensate che già ci sono tutti questi, voi scrivete il vostro problema e lui vi risponde come se fosse un esperto, come dovrebbe essere, un CISO esperto. Tra l'altro in questo caso, questo marketplace di CISO,
cioè non solo esiste il singolo portale, ma esiste un marketplace, quindi voi potete avere l'uomo della cyber, l'uomo della compliance, l'hacker, l'advisor, la guida, cioè come volete, trovate quello che vi interessa e prendete solo il pezzettino, cioè guarda, mi interessa solo il compliance, che sono più compliance oriented, diciamo così, e quindi avete addirittura una sottospecializzazione. Tornando seri, quali sono le caratteristiche invece, gli standard per cui un CISO è tale? Allora, vi richiamerò due standard, la UNI 11621 del 2022 e un'altra un po' più vecchia, che ci aiuterà invece a entrare un po' più seriamente sull'argomento. Che cosa dice questa UNI? Esistono sei figure interne, il CISO, il manager, specialista processo, specialista applicativo e specialista infrastrutture. E l'ICT Incident Manager, ecco la sesta. Questi sei, se andate sulla UNI, sono spiegate. Quindi quando qualcuno ci chiede che caratteristiche deve avere un CISO, semplice, prendi la UNI, vai dove è scritto CISO e te lo spiega quali sono le caratteristiche. Adesso le vedremo un secondo. Non ce le dobbiamo inventare, sono standardizzate. Se andiamo a vedere invece una UNI più vecchietta del 2017, della stessa famiglia, ci dice che abbiamo, e qui parliamo dei professionisti della security in generale, non solo della cyber, ma in generale della security, quindi anche sicurezza fisica, eccetera, dice attenzione, i professionisti della security devono avere conoscenze, ma devono avere anche abilità. Quali sono le abilità? Le abilità sono orientamento al risultato, iniziativa, persuasività, cooperazione, leadership, autocontrollo, ne ho prese alcune. Queste sono prese dalla UNI. Queste sono qualità fondamentali per un CISO. Il CISO non è quello che vi dice che cosa dice uno standard, che cosa dice una ISO. Quello c'è Google. E quello adesso ci sono anche i virtual assistant che avete visto prima, che sono abbastanza bravi. Alcuni fanno degli errori, io ho fatto delle prove e sinceramente è un problema a volte, perché danno uno standard per un altro, quindi attenzione all'utilizzo. Il comportamento è fondamentale nel CISO, lo dice sempre lo standard. Codice etico, integrità, controllo delle emotività in situazioni di forte stress. Queste sono tutte cose molto importanti. Perché molti CISO, molti CSO provengono dal mondo militare? Per questo, per queste caratteristiche, non per le competenze solo tecniche. Al limite a volte le competenze tecniche sono inferiori, ma sono importanti i soft skill. Quindi la competenza in generale è la somma di conoscenza, abilità e capacità personali. L'intelligenza artificiale, le tecnologie ad oggi ci danno in parte le conoscenze, le nozioni, ci danno velocemente un risultato di contenuto, ma non ci danno tutto il resto. E quindi è importante che il nostro CISO, che intanto si è salvato per adesso da una sostituzione, quindi faccio una, diciamo, vi aiuto su questo, è poco conveniente progettare un CISO artificiale, sicuramente, ma è importante però che noi parliamo di questo argomento e usiamo queste tecnologie. Io ho usato la frase di Floridi, l'ho un po' modificata, l'ho virgolettata, quindi è il mio virgolettato, mi piacerebbe dire che il CISO, un pochettino come la pornografia e l'amicizia di cui ho parlato prima, quando lo incontriamo il CISO me ne voglio accorgere che è un CISO, non perché lui si presenta come un CISO. E vado a terminare, rubo veramente gli ultimi 30 secondi, con delle piccolissime riflessioni. Con il tempo l'intelligenza artificiale potrebbe rischiare di farci appiattire come conoscenze, perché noi, un po' come adesso non ricordiamo i numeri di cellulare, perché una volta li ricordavamo, io non ricordo neppure il numero di casa mia più perché ce l'ho sul telefonino. Succederà lo stesso con l'intelligenza artificiale anche tra i professionisti. Quindi noi dobbiamo essere bravi a sviluppare di più i soft skill, che sono quelli più complessi da digitalizzare, sono quelli dove l'elemento umano è ancora molto importante. Il CISO dovrà cavalcare questa innovazione più che subirla o esserne vittima. Ricordatevi che in una sorta di neoilluminismo artificiale, che è quello che stiamo vivendo adesso,
la possibile soluzione, secondo me, è un nuovo romanticismo, un neoromanticismo, dove dobbiamo metterci il cuore, l'intuizione, il sentimento, qualcosa che va oltre le componenti di tipo tecnologico. Io vi ringrazio e vi saluto con quest'ultima frase che vuole essere di auspicio ai CISO, che dovranno essere poeti della security, artisti della gestione di rischio cyber, custodi dell'essenza che lega la tutela digitale alla scintilla dell'intelligenza artificiale. Grazie. Gerardo, che bello questo tuo virgolettato finale. Grazie, grazie mille.